Benvenuti cacciatori e un bentornato alle vostre facce su questo nuovo video qua all'Hunter Stadium, qua a Spectacle Island, qua sulla nostra amata serie di Fallout 4 in guerra. Qui tra quei di Spectacle Island si è già fatta la terza giornata di scontri nell'arena e i vincitori attuali, i campioni in carica, sono abbastanza inaspettatamente i Ghoul. E oggi per loro abbiamo trovato un nuovo sfidante, un nuovo pretendente alla corona di migliore qua a Fallout 4 in guerra. Gli sfidanti sono, come alcuni di voi avranno già capito, e come è stato suggerito da uno di voi nei commenti, sono i Mirelurk. Sperando che spawnino dei Mirelurk belli cazzuti, e io sono totalmente incastrato qua. Dicevo, sperando che spawnino abbastanza cazzuti i nostri Mirelurk, direi che tutto è pronto per dare il via alla prima sfida di oggi. Ovviamente un Mirelurk contro un Ghoul. Accendiamo le trappole. L'arena è pronta a cominciare. Noi siamo altrettanto pronti. 3, 2, 1, via. Le gabbie si aprono. Attenzione, non abbiamo più il solito ghoul bruciacchiato come era carbonizzato. Questa volta abbiamo un luminescente gonfio. Bello brutto. E dall'altra parte un Mirelurk lamartiglio. Si vedranno mai? Attenzione, qualcosa ha smosso il ghoul. E che è in un punto cieco però del Mirelurk. Mirelurk, dai cazzo! Queste zampette lì, tacca su! Mi sa che l'iniziativa è presa dal ghoul. Il Mirelurk finalmente lo vede, la battaglia ha inizio. Dove si mettono a combattere? Ovviamente sulla linea della sega circolare. Non avevo dubbi. Uno scontro abbastanza equilibrato. Attenzione, il ghoul ha un solo braccio per attaccare. Entrambi continuano a venire arrassati dalle seghe circolari, ma nonostante il suo guscio resistente lo lascia con metà vita, ma vincitore il luminescente gonfio per questo primo round 1 contro 1. Ragazzi, secondo me se vi mettevate a combattere non proprio qui facevate meglio, però primo round ai gufi. Mamma mia, sei proprio brutto. Scende la sera qua a Spectacle Island e siamo pronti al secondo combattimento. Due ghoul contro due Mirelurk. Vediamo se il numero riuscirà in qualche modo ad aiutare gli insettoni a cavarsela in questa situazione. Via con le trappole, via col combattimento. Oddio, non sono Mirelurk, sono re Mirelurk, luminescenti. Gran cazzi per i ghoul oggi, attenzione. I re Mirelurk riescono, a quanto pare, con un mix di invisibilità e colpi ad ultrasuoni a far fuori il primo ghoul carbonizzato. Abbiamo un ghoul ferale carbonizzato però a tener testa ai due re Mirelurk. Sembra parecchio spaventato però. Scappa. Forse perché conosceva già il suo destino. Venire smembrato e mangiato da queste terribili bestie. Wow! Che colpo in questo secondo round per i Mirelurk. Guardate dove cazzo si è messo questo. Buon soggiorno. Mamma mia. Re dei Mirelurk luminescente. I Mirelurk hanno dimostrato di sapere il detto a mali estremi, estremi rimedi. Andiamo a vedere cosa succede. 4 contro 4. Lo scontro finale. Siamo 1-1, quindi se vincono i Mirelurk abbiamo un nuovo vincitore, ma se vincono i Ghoul avremo i campioni in carica che mantengono la corona. E mi raccomando, rimanete tutti sintonizzati per lo scontro bonus della terza giornata. Ma non perdiamo tempo, 4 Mirelurk, chissà se Mirelurk Ramartigli, Mirelurk Luminescenti, Re Mirelurk, non riesco a salire. E da questa parte i ghoul saranno carbonizzati, saranno ferali, saranno luminescenti. Andremo a vedere quali saranno le sorti di questo scontro. Ovviamente attivando le trappole e aprendo le gabbie.
Fiamme, cosa abbiamo? Attenzione, il terzo tipo di Meyerlurk, il Meyerlurk cacciatore. Bravo, lui che si iscrive al nostro canale. Costringe due ghoul a combattere praticamente nelle fiamme. Cacciatore luminescente. Attenzione, dalla parte di ghoul sembra che abbiamo dei carbonizzati ferali e non. Mamma mia, attenzione, è il veleno dei Meyerlurk cacciatori, si rivela, ahimè, a quanto pare devastante per i ghoul. Ovviamente se sei un cacciatore sei avvantaggiato in tutto nella vita, si sa. E bam, il terzo ghoul va giù, gli ultimi due rimangono, ma non credo che per loro ci sia più molta speranza. Ah, Meyerlurk cacciatore albino, sti cazzi, avevate proprio incazzati neri. Meyerlurk avevano proprio voglia di portare a casa questo match e questa corona di Fallout 4 in guerra, a quanto pare molto contesa. Ed è così che i ghoul persero la corona di campioni dell'Hunters Arena. E adesso, come già preannunciato prima, è tempo di scontro bonus. Andiamoci subito. Anche per lo scontro bonus di oggi mi sono affidato ai vostri mai sgraditi commenti in cui mi avete suggerito in prima istanza un super mutante contro 50 scarafaggi radioattivi. Non so, ho messo delle gabbie da insetti, spero ne vengano fuori degli scarafaggi radioattivi, non assicuro nulla, non datevi dei nomi se questo non succede. E in più il super mutante non so perché non riusciva a scalare sul mio livello, continuava a spawnare a nascere un super mutante delle balle base che non faceva niente. Quindi abbiamo sostituito il super mutante con un mega robot da me creato, con i pezzi che mi avanzavano qua e là. Questo piccolo bulldozerino armato di sparachiodi e shish kebab dovrà vedersela con queste 8 gabbie di, qua dice bugs, che in inglese vuol dire proprio, come si dice, scarafaggio. Spero di aver fatto, creato quello che avete chiesto voi. Se no, speriamo comunque che sia divertente. Diamo il via alle danze. Che ne dite? A quanto pare sono tutti volanti. Ah no, c'è uno scarafaggino. Lo sapevo. Oh, finalmente lo scontro ha inizio. Robot, cos'è, non ti ho acceso? Non siete ostili l'un l'altro. Robot e insetti non si odiano. Mamma mia, il fail. Oh, attenzione, sembra che invece abbia cambiato idea. Due zanzare e uno scarafaggio e una mosca mutante luminescente e una normale combattono contro questo robot che sembra prendere lo scontro in modo abbastanza goffo. E se posso dire, se mi muovo meno la telecamera balla anche di meno, quindi ricordatemelo. Mamma mia, non so come fa con quello sparachiodi a beccare gli insetti piccoli. Chi è che... Colono, ma tu non c'entri... Ma provvigionatore, non c'entri niente. Perché? Vabbè, si unisce anche lui alla battaglia, che è già finita mentre io mi sono distratto. Che scontro bonus, cacciatori. Un po' delle palle, lo so. Cambiamolo, facciamone un altro. Di nascosto, in segreto. Finalmente pronto, ho sostituito quel fannullone del mio robot con un molto più temibile Deathclaw. Vediamo un po' se lui ce la farà contro questi 8 insetti. Zitto cellulare. A quanto pare tutti o quasi tutti volanti, pochissimi scarafaggi. Però vediamo se varrà il vecchio detto di rispettare i grandi oppure se varrà il detto di potere ai piccoli. Lo scopriamo tra un po'. Oh signore, mi è andata male. Deathclaw albino. Ragazzi, se ce la fate qua, siete bravi voi. Vediamo lo scontro. No, è esagerato. Cioè, ne ha buttati giù due con due manate. Questo qui è fortissimo. Succhia sangue vampiro. Madonna, però Deathclaw albino, abbiamo fatto un po' di danno, ma... Però mi piace come questo combattimento sia particolarmente silenzioso. Mamma mia, è stata distrutta quella mosca. Ma gli insetti non si sono ancora dati per vinti. Ce ne sono ancora tre. Ho forse parlato troppo presto. Il Deathclaw albino è quasi a metà vita
è fortemente avvelenato. Quello scarafaggio lì non c'entra niente. Scarafaggio radioattivo normalissimo. Devastato in un colpo solo. E mi scusi se ho dubitato di lei anche per un secondo, signor Deathclaw Albino, ovviamente è lei il vincitore del vero scontro bonus di oggi. Ma cacciatori, direi che per questo video può già essere abbastanza. Commentate qua sotto dicendo quale dovrebbe essere il prossimo sfidante per il campione in carica, i Mirelurk, ed eventualmente, se avete voglia e se avete una buona idea, quale può essere il prossimo scontro bonus. A me non resta altro da fare che ricordarvi che sono Vergaster e che un commento qua sotto non è mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi! Veloci, dai, che qua il pericolo squadra è veramente alto.